Il mal della pietra che colpì Mussolini portò tra il 1927 e il 1943 a edificare o a porre in incipit ben 147 città di nuova fondazione. Molte di esse sono divenute importanti nuclei urbani, altre sono rimaste semplici borghi o addirittura sono crollate nell'abbandono tra le unghie dell'incuria. Predappio Nuova, concepita per essere costruita nel territorio di Dovia, ebbe come primo padre l'ufficio tecnico del genio civile di Forlì, che ipotizzò tra la discesa a valle dei Predappiesi a monte e la salita di quelli delle colline e le pianure intorno, una popolazione di non più di 10.000 anime. Oggi Predappio ne conta poco più di 6.000. L'asse stradale cardine correva parallelo alla linea immaginaria che congiungeva la casa natale del Duce, in località Varano di Costa, al cosiddetto Palazzo Varano, sede della scuola dove insegnava sua madre, la maestra Rosa Maltoni, e dove, dall'età di un anno, abitò anche lui, con il fratello Arnaldo e la sorella Edvige. In quanto la famiglia, essendo la madre maestra, aveva ricevuto in comodato d'uso un modesto appartamento a pian terreno nel palazzo della scuola. La scuola dove insegnava Rosa Maltoni era sita al primo piano. Ma rieccoci ancora a Villa Carpena. Uscendo dallo studio di Mussolini, si salgono le scale che portano al primo piano. La parete è tappezzata di foto che richiamano i momenti più significativi di una vita. Il ritratto che ne ha fatto il figlio Romano di Mussolini, aviatore. Momenti che restano impressi a fuoco in bene e in male nella tragica storia dell'Italia. Mussolini, nel suo ultimo discorso al Teatro Lirico di Milano, il 16 dicembre 1944. Momenti amari e al tempo stesso colmi di nostalgia, di dolore. Ecco, sempre al Lirico. Di rammarico. E forse anche di altro. La bandiera della Repubblica Sociale. Ed ecco, questa è la camera del Duce, qui a Villa Carpena. Qui dormiva con Raquel. Padre Pio. Raquel era devota a Padre Pio, anche Mussolini. Qui è riprodotta una lettera, la fotocopia di una lettera che Mussolini avrebbe spedito a Padre Pio. Eccola. Nel caso fosse autentica, è scritto. Mussolini avrebbe scritto a Padre Pio: egregio e caro frate, le rendo testimonianza del suo amore per la verità. Primo, ella mi ha riportato a Dio. Secondo,
La sua fede è oggetto proprio per me di preparazione alla riconciliazione. Secondo, la sua fede è oggetto proprio per me di preparazione alla riconciliazione. Da fascista a fascista, mi creda, suo Mussolini. Alluderebbe al fatto che Padre Pio sarebbe stato fascista. Non lo sappiamo quanto sia vero. Almeno Mussolini lo affermerebbe. Nella casa di Varano di Costa era rimasta invece l'officina del padre Alessandro, il fabbro ferraio. Ah!